Obiettivo raggiunto, Scampia avrà la sua università. 5 milioni di euro sono stati sbloccati dalla Regione Campania per la realizzazione della facoltà di medicina dell'Università Federico II, da realizzare nel quartiere alla periferia est di Napoli, conosciuto nel mondo come il più grande supermarket di droga a cielo aperto. L'annuncio è stato dato dall'assessore all'istruzione Guido Trombetti. I 5 milioni sono stati, grazie all'impegno del Presidente Caldoro e al mio, insomma, ma direi di tutta la Giunta, sono stati trovati, quindi quelli non costituiscono un problema e l'opera è interamente finanziata. Rappresenta per me una scommessa vinta, non una scommessa da vincere. I tempi di realizzazione? Guardi, senza intoppi 2 anni. I fondi erano stati bloccati a causa dello sforamento del patto di stabilità della regione, un progetto, quello dell'Università di Scampia, fortemente voluto dagli abitanti del quartiere, che per raggiungere l'obiettivo hanno raccolto 10.000 firme consegnate nelle mani del cardinale Crescenzio Sepe nel corso di un convegno dal titolo Dateci facoltà. L'università rappresenta una concreta opportunità di rinascita per il quartiere di Scampia, forse l'unica. Il comitato, insieme ai cittadini, chiede che non vada persa.